Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di chirurgia e medicina estetica ed in particolare delle varie indicazioni ai vari trattamenti. Per farlo siamo in collegamento con il dottor Francesco Marchetti, che è laureato alla Sapienza di Roma e collabora con tutte le sedi di Villa Brasini Beauty Clinic, sia per la medicina estetica che per la chirurgia estetica. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera Lina e buonasera a tutti voi. Dottore, per iniziare quindi, quali sono gli interventi più richiesti? Oggi gli interventi più richiesti sia in ambito di chirurgia plastica, che sia estetica ricostruttiva o di medicina estetica, diciamo, sono tutti interventi rivolti a cercare di poter migliorare degli inestetismi nel campo della medicina estetica, quindi parliamo principalmente della tossina botulinica per quanto riguarda il trattamento del terzo superiore o comunque di tutto il volto e del collo, o dei filler all'acido ialuronico, che possono essere ovviamente degli ottimi trattamenti per poter aiutare il ringiovanimento oltre alla biostimolazione cutanea stessa. Per quanto riguarda gli interventi prettamente di chirurgia, oggi diciamo che tra i più richiesti abbiamo sempre le protesi al seno, dove possiamo andare a migliorare un inestetismo di partenza, dove abbiamo delle mammelle poco sviluppate, oppure andare a ritoccare seno dopo allattamento o quando la gravità vince un pochino nella nostra, andando avanti con gli anni, inizia a vincere sulla resistenza della nostra cute. In questo periodo di ovviamente pandemia, essendo tutti molto più focalizzati a causa della mascherina sul nostro sguardo, molto richiesti ultimamente sono gli interventi di correzione ovviamente delle palpebre, che siano o nel caso della palpebra superiore, blefaroplastica superiore, quando c'è un eccesso di pelle e di grasso, o nella palpebra inferiore, quando dobbiamo andare a rimuovere le cosiddette borse adipose o migliorare il solco della lacrima, la cosiddetta occhiaia, lo scuro delle occhiaie, che spesso hanno bisogno di un'interazione tra un intervento chirurgico e un intervento infiltrativo che possa essere di grasso o di filler. Dottor Marchetti, qual è il suo approccio? Lei è un interventista come di solito si pensa dei chirurghi? Allora, diciamo che questa è una. Spesso le pazienti, quando arrivano da noi, sapendo che siamo dei chirurghi, sono un pochino spaventate. Spesso sono spaventate sia da purtroppo molti risultati che si vedono oggi in giro, dove abbiamo delle correzioni, delle overcorrezioni, specialmente parlando di filler ad acido ialuronico per ridefinizione del contorno della bocca. Però per quanto riguarda la mia specialità, diciamo che quello che io tendo sempre a sottolineare nel primo consulto che ho con un paziente è andare a cercare l'indicazione giusta per il paziente. Quindi un chirurgo si può definire più o meno interventista così in maniera generale, perché poi nella realtà la necessità o meno di un intervento ce la dice la situazione del paziente che andiamo a visitare. Oggi vorrei dire che vediamo un pochino meno il chirurgo interventista quanto il medico estetico, che è un pochino troppo infiltrativo. Vorrei cambiare un pochino, non Eh di sì. specialità, ma più che altro proprio per quello che si vede oggi in giro. Nel senso, il paziente dice al medico che cosa fare, ma non il paziente. La situazione ovviamente clinica del paziente, la cute del paziente, lo stato di invecchiamento delle varie strutture, che non è solo pelle, ma è pelle, grasso e struttura ossea, per quanto riguarda specialmente se parliamo del volto. Quindi si valuta via via a seconda appunto della Esatto. situazione del paziente o della paziente. Per quanto L'indicazione è fondamentale. Non eh esiste sì. un intervento per il paziente, esiste il paziente su cui possono essere fatti determinati interventi. Benissimo, dottore, per quanto riguarda la medicina rigenerativa, che trattamenti si possono fare?
Oggi in ambito di medicina rigenerativa ci sono molti trattamenti, una cosa che tutti i pazienti che si rivolgono nei vari studi devono essere molto attenti è poter sapere quali sono gli studi che possono effettuare trattamenti di medicina rigenerativa, perché a differenza di tutta la pubblicità che si vede in giro, solo pochissimi centri oggi hanno le dovute autorizzazioni per poter trattare con la medicina rigenerativa. Un esempio che possiamo fare è l'esempio del PRP, cioè del plasma arricchito di piastrine, dove praticamente è uno dei trattamenti principe della medicina rigenerativa. Si usa molto per quanto riguarda il diradamento a livello del cuoio capelluto, si usa molto per le cicatrici, per l'acne, o si usa anche in ambito estetico per il ringiovanimento e per ridonare luminosità al volto, spesso anche a livello cutaneo delle mani, per poi poter ampliare il discorso anche in ambito di ortopedia, dove possiamo vedere il PRP molto utile nel trattamento delle tendiniti e delle altre infiammazioni a livello articolare. Perché sottolineavo questo fatto all'inizio della risposta? Perché in ambito di normativa, il PRP si può effettuare solo in determinate strutture che hanno il link, che hanno l'autorizzazione a livello sia di ASL che a livello appunto di, essendo una manipolazione ovviamente di emoderivati, a livello anche di centro trasfusionale. E la nostra collaborazione, la mia collaborazione con Villa Brasini, per esempio, nasce anche su questo fattore, proprio perché è uno a Roma dei pochissimi centri che può effettuare questo tipo di trattamento. Poi, ripeto, andando sui social o girando per internet lo propongono tutti. Purtroppo chi ha la vera autorizzazione sono veramente pochi centri. Possiamo anche dire che esistono poi oggi anche altri trattamenti di medicina rigenerativa, come dei trattamenti di amplificazione delle cellule staminali che possono essere prelevate o dal grasso, quindi trattamenti in cui abbiamo bisogno di sale operatorie che siano ambulatoriali o per anestesia generale, quello ovviamente dipende dal quantitativo di grasso che dobbiamo andare a prelevare, oppure dei trattamenti ambulatoriali che effettuiamo sempre in ambito di medicina rigenerativa per amplificazione di cellule staminali della cute, facendo delle piccole biopsie con una particolare tipo di metodica che utilizziamo spesso anche nel centro di Villa Brasini, come abbiamo detto, che di solito è molto importante sia a livello di rigenerazione del cuoio capelluto, rigenerazione cellulare, ma anche a livello cutaneo, spesso può aiutare, specialmente quelle pazienti un pochino di età più avanzata, dove le normali metodiche di medicina estetica hanno ovviamente dei risultati un pochino più lievi. Invece l'amplificazione delle cellule staminali può aiutare ad avere risultati molto più efficaci e molto più visibili anche quando ci troviamo a trattare persone over 55 che nella loro vita non si sono mai affacciate alla chirurgia o alla medicina estetica e soprattutto si sono trattate, diciamo, un po' male, prendendo troppo sole senza protezione durante la vita, fumando tanto, non badando un pochino a quella cura della pelle che è sempre, la pelle è l'organo più grande che abbiamo, quindi va tenuto bene sotto controllo e va trattato bene. Assolutamente sì, dottore. Per quanto riguarda invece i filler o i lipofiller, in quali zone si possono fare questi tipi di trattamento? E poi, dottore, che durata hanno? Allora, filler, parlando di filler ad acido ialuronico, diciamo che la durata dipende molto dal paziente. Oggi, specialmente io, ma anche i centri con cui collaboro, utilizziamo dei filler che sono dei filler di importante durata perché sono dei filler di aziende super certificate, quindi con certificazioni CE, e sono ovviamente dei filler che magari possono arrivare a costare leggermente di più come prezzo, ma sicuramente sono molto più sicuri e molto più efficaci anche come durata, appunto, come longevità di prodotto una volta iniettati. Una cosa importante per quanto riguarda
lei parlava anche di lipofiller, si può effettuare un trattamento infiltrativo a livello del volto anche con il proprio grasso, con il grasso autologo, però è ovvio che è un trattamento che va fatto con una sterilità differente, cioè quindi in una sala operatoria che possa essere ambulatoriale o una sala operatoria di una clinica di anestesia generale, come abbiamo detto parlando prima, rispetto a quanto ovviamente è il quantitativo da dover iniettare. Per quanto riguarda i filler stessi ad acido ialuronico, sono dei trattamenti che abitualmente oggi si effettuano in ambulatorio, con la dovuta sterilità, ovviamente disinfettando bene la pelle, cercando di spiegare alla paziente stessa anche come poter trattare appena finito il trattamento infiltrativo la cute stessa. E sono dei filler che di solito sono utili per poter trattare varie zone del volto, quindi parlo del solco lacrimale, parlo dello zigomo. Parlo, ecco, abbiamo adesso una foto dove c'è un trattamento dell'occhiaia e del solco lacrimale con un riempimento ovviamente fatto mediante un uso di una microcannula e potete vedere benissimo la differenza tra la foto prima a sinistra e la foto dopo a destra. Si può ovviamente trattare anche le labbra, trattare il collo, trattare le mani stesse in associazione con il PRP o con il laser per il ringiovanimento. Una delle ultime metodiche che va adesso molto è questa che vediamo, di cui vediamo la foto in questo momento, che è il cosiddetto rinofiller o rinoplastica non chirurgica. Ovviamente sono pochi i casi selezionati, e molto selezionati, scusi, dove dobbiamo, dove possiamo intervenire per poter correggere magari più il gibbo a livello del dorso e far lievemente ruotare in alto la punta. Spessissimo correggere ulteriori correzioni non sono così attuabili mediante l'utilizzo di un filler infiltrativo, ma si deve ricorrere alla chirurgia. Questa è una cosa molto importante. Come vede, i trattamenti sono trattamenti molto naturali. Il risultato, questi sono tutti i risultati a 5 minuti dall'effettuazione del trattamento stesso e dell'infiltrazione, sono risultati che poi nei giorni successivi migliorano perché richiamano un pochino d'acqua e aumenta il turgore a livello di cutaneo stesso. Come potete vedere in questa paziente sono state trattate la regione zigomatica e la regione della ruga della marionetta e nella foto successiva si vede come migliora molto la ruga della marionetta e migliora molto anche il solco nasolabiale. Non sono tutte zone che vanno ovviamente trattate anatomicamente, noi non andiamo a curare la ruga, andiamo a curare l'invecchiamento cutaneo, curando l'invecchiamento cutaneo, quindi potendo mettere delle specifiche indicazioni sia di area che di quantità di tessuto, andiamo a risolvere in generale un pochino l'invecchiamento cutaneo di tutto il volto. Abbiamo anche casi un pochino più particolari, come questo dove il labbro è veramente molto molto sottile, utilizzando anche solo una fiala si può vedere come si migliora piano piano il risultato. Magari in questo caso utilizzare una seconda fiala non è fare il cosiddetto labbro a canotto, ma è dare invece ancora un pochino più di spinta e un po' più di turgore per poter vedere un labbro che questa ragazza non è riuscita mai a vedere veramente. Per quanto riguarda invece altri utilizzi di filler, c'è anche la possibilità di poter utilizzare un filler a livello del corpo, specialmente per quanto riguarda la ridefinizione del contorno dei glutei o dei polpacci o delle mani stesse. Si usano un altro tipo di filler. Nel viso abbiamo parlato di filler micromolecolari. Per il filler del corpo usiamo dei filler macromolecolari. Anche qui attentissimi, perché ovviamente ne esistono veramente pochi, addirittura ne esiste solo uno autorizzato in questo momento a livello CE, di una società di cui non dobbiamo, non stiamo qui a dire il nome, ma è importante dire che ne esiste solo uno perché purtroppo ne girano tanti e tanti possono dare dei problemi anche molto importanti dove per un'infiltrazione, poi per poter risolvere il problema creato dall'infiltrazione di questi prodotti non certificati, siamo costretti a dover ricorrere alla chirurgia per andare a risolvere i problemi creati da questi prodotti non certificati. Lo sottolineo perché io e qualche collega siamo gli opinion leader di questa azienda a livello mondiale,
anche con il Covid giriamo un pochino per istruire gli altri medici sulle tecniche, ma soprattutto anche sul tipo di prodotto certificato che va utilizzato. Perché sembra, non è la pila classica punturina. Purtroppo negli anni precedenti la medicina estetica è stata un po' bistrattata. Il fatto di bistrattarla ha portato anche a un sacco di problematiche molto importanti che in maniera di ottimo prodotto utilizzato e mani istruite è molto difficile invece incontrare. Benissimo, dottore. Innanzitutto le faccio i complimenti perché i risultati erano assolutamente naturali. Ma La dottore, ringrazio. come mai lei ha scelto di collaborare proprio con Villa Brasini e perché un paziente dovrebbe scegliere, dovrebbe rivolgersi a Villa Brasini, secondo lei? Il bello della collaborazione con Villa Brasini è che è veramente una collaborazione integrata. Noi quando analizziamo e trattiamo un paziente siamo in grado di poter dare al paziente tutte le risposte di cui oggi il paziente può usufruire. Quindi anche io come medico e come chirurgo possiamo parlare sì di medicina estetica, possiamo parlare sì di chirurgia, però possiamo parlare anche di integrazione con dei laser super specifici che in ambito di Villa Brasini hanno dei macchinari che sono tra i migliori nel mercato a livello mondiale. Una cosa molto importante che riusciamo a fare quando ci approcciamo a un paziente, a un trattamento di un paziente a Villa Brasini, è anche il posto, dove di solito il paziente in ambito medico può non essere coccolato, ma significa trattato come dovrebbe essere. Anche per me che faccio il chirurgo, alcuni macchinari che abbiamo a disposizione presso le cliniche sono dei macchinari dove il risultato dell'intervento è potenziato. Posso parlare dell'EMSculpt per quanto riguarda, parlavamo adesso dei filler ai glutei, potenziare il gluteo che sta sotto la zona che noi andiamo a infiltrare va a migliorare molto e a dare una percentuale di risultato che a volte può anche raddoppiarsi rispetto a non trattare il macchinario o anche tutti gli altri macchinari che si trattano in ambito di radiofrequenze, i laser stessi dopo aver effettuato una blefaroplastica, la carbossiterapia quando facciamo come risoluzione dei postumi di una liposuzione. Il grosso della nostra collaborazione è proprio questo, la cura del paziente. Il paziente entra, è coccolato a 360 gradi. Dico coccolato perché diciamo che il paziente sceglie di fare, noi siamo una categoria dove il paziente sceglie di venire da noi, non è obbligato a venire da noi, eccetto alcuni casi, facendo ricostruttiva, dove invece il paziente purtroppo è obbligato, però nel sentirsi, quindi nell'iniziare questo percorso, dire coccolato è proprio perché deve essere un percorso dove il paziente ha il piacere, prova alla fine il piacere di poter fare, di poter venire da noi a fare i trattamenti, oltre al fatto che, devo dire, Villa Brasini ci mette a disposizione anche tutto uno staff che è super adorato da tutti i pazienti. Quindi quello pure fa molto la differenza, specialmente quando si parla di centri medici. Bene, dottore, complimenti ancora e complimenti a Villa Brasini che sappiamo essere una struttura di eccellenza per quanto riguarda appunto le cliniche di bellezza in Italia. Grazie, dottore, per È essere stato un stato con piacere noi mio. oggi. A presto, dottore, Grazie mille, Nina. grazie. Buona serata. Ci E vediamo. grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.